Mister Panizza, primo giorno di lavoro, tanto entusiasmo, la Domusvet Catania Beach Soccer comincia questa avventura tanto stimolante quanto dal sapore che potrebbe diventare sempre più zuccherino, diciamo le cose come stanno. Ma ho cominciato oggi come primo allenamento e devo dire che ho trovato la squadra molto motivata e l'ambiente comunque è sempre molto, molto caldo e mi rendo conto che fare beach in una realtà come Catania è sicuramente una cosa da un sapore particolare. E è chiaro che la nostra stagione è una stagione che è ambiziosa, sicuramente noi siamo coscienti del nostro valore e comunque devo dire che oggi ho trovato proprio la sensazione, il giusto feeling anche da parte dei ragazzi, le convinzioni giuste e dobbiamo proprio far tesoro anche delle esperienze fatte in passato e cercare di capire che tutto parte dalla voglia e dalla volontà di ogni giorno costruire qualcosa di importante. Gruppo costruito bene dalla società, ti ha messo in mano una squadra che sulla carta è molto forte, però adesso ci vuole il campo, ci vuole il lavoro, l'applicazione, perché sono gli ingredienti fondamentali per costruire qualcosa di quasi perfetto, perché poi la perfezione si cerca sempre, ma poi forse non la si trova mai. Sì, sicuramente la squadra allestita è una squadra di primissimo livello. E è chiaro che poi bisogna giustamente creare sempre la chimica tra i giocatori, però comunque ho la sensazione che tutti abbiano capito qual è il progetto, tutti abbiano capito l'importanza di centrare un obiettivo così ambito e così tanto voluto dalla società, e quindi credo che ci sono per ora gli ingredienti giusti per poter far bene. Poi è chiaro che nel beach, come nel calcio, come nella vita, serve tanto volerle le cose e volerle più di qualsiasi altra cosa per poter poi ottenere sempre il meglio. Qual è l'hashtag della Domusbet Catania Beach Soccer o la frase che sarà sempre presente sul tuo campo d'allenamento? A me piace tanto divertiamoci. Perché io credo che per raggiungere i grandi successi, per rimanere concentrato durante la partita, durante una stagione molto difficile e logorante, bisogna prima di tutto divertirsi. E per divertirsi bisogna comunque mettersi in discussione. E quindi io dirò sempre divertirsi. Faccio questa ricordo un carissimo ragazzo che purtroppo è scomparso quest'anno e che ogni volta che lo guardavo in faccia, che sorrideva, gli dicevo: tu vedi, è con quel sorriso che devi affrontare le partite. E lui, quando aveva quel sorriso, mi faceva la differenza in campo.